Gentili ascoltatrici e ascoltatori, buongiorno, anzi buon pomeriggio a tutti da Mimmo Siena, bentornati per questa edizione di Radio Sport, la giornata che come avete visto oggi è andata posticipata al tardo pomeriggio a causa degli eventi legati all'abdicazione del re di Spagna Juan Carlos, di cui vi abbiamo ampiamente parlato nel corso dei nostri appuntamenti con l'informazione di Speciale News. Dunque, apriamo il nostro appuntamento sportivo subito con il Motomondiale. Si è svolto ieri sul circuito del Mugello il Gran Premio d'Italia, sesto appuntamento della stagione 2014. Ancora una volta lo spagnolo Marc Marquez ha vinto, al termine però di una gran bella gara con sorpassi e controsorpassi effettuati con Jorge Lorenzo, che per molti giri è stato vicinissimo ad aggiudicarsi una vittoria che poteva sicuramente essere molto 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 importante. Tra l'altro c'è anche da ricordare lo splendido terzo posto conquistato da Valentino Rossi al termine di una gara tutta in salita. Il dottore era partito in griglia di partenza dalla decima posizione, ha fatto una rimonta pazzesca giungendo al terzo posto. Bene anche Iannone e Dovizioso. Iannone per alcuni tratti è stato tra la quarta e la quinta posizione, poi è finito sesto, mentre Dovizioso è finito settimo. Comunque una buona prova nel complesso per quanto concerne la formazione, la squadra dei piloti italiani, anche perché per davvero è stata una gara da cardiopalma con gli spettatori del Mugello che hanno sofferto e gioito per il terzo posto di Valentino Rossi, ma evidentemente anche per rendere omaggio ad un grande campione che sino adesso sta facendo veramente famiglia. 6 vittorie su 6 e leadership assicurata per quanto concerne l'appuntamento del moto mondiale. Adesso ci si prepara ad un altro fine settimana, tra 2 settimane nuovo appuntamento con la speranza per Valentino Rossi di puntare quantomeno al podio più prestigioso. Adesso passiamo al calcio. Sono stati diramati 23 convocati, anzi 25 convocati per l'esattezza, di Cesare Prandelli per l'avventura dei mondiali Brasile 2014. Non sono mancate le esclusioni eccellenti, ma evidentemente anche oggi le polemiche. Allora andiamone a ricordare tutto quanto. Allora, i portieri Buffon, Perin e Sirigu, difensori Abate, Barzagli, Bonucci, Chiellini, Darmian, De Sciglio, Paletta e Ranocchia, che sarà la riserva fino a qualche giorno prima della partenza per il Brasile. Centrocampisti Aquilani, Candreva, De Rossi, Marchisio, Parolo, Pirlo, Thiago Motta e Verratti. Gli attaccanti sono Balotelli, Cassano, Cerci, Immobile ed Insigne. Dunque non ci andranno al Mondiale e Giuseppe Rossi, Pasquale, Maggio, Romulo e Destro. Tra l'altro c'è anche da dire che proprio Pepito Rossi si è sfogato nella notte con ben 3 messaggi su Twitter, nel quale ha messo in evidenza la sua frustrazione e tra l'altro riferendosi al fatto che non è stato convocato per via degli infortuni che avevano colpito in campionato e anche per una possibile ricaduta nella gara con l'Irlanda, cosa che invece è successa a Riccardo Montolivo, tra l'altro oggi si è operato, quindi confermati i tempi di recupero stimati in 6 mesi. Tornando a Rossi, dicevamo, polemica al veleno con il CT, ma anche un messaggio di incoraggiamento per i suoi compagni in vista dell'avventura brasiliana. Adesso parliamo di pallavolo femminile perché comincia male l'avventura per la Lapigge Virtus per quanto riguarda la quarta fase dei playoff per l'accesso alla B2. Le ragazze guidate da Michele Drago e Cosimo Di Lucia hanno perso ieri pomeriggio a Bari contro la Prisma con il punteggio di 3-1, con i parziali di 25-22, 19-25, 25-16, 26-24 e tra l'altro proprio il terzo set si è visto come la Lapigge poteva avere la ghiotta opportunità quantomeno di allungare la partita, così purtroppo non è stato. Ed ora a questo punto la situazione si complica per le ragazze di Michele Drago e Cosimo Di Lucia, che devono necessariamente vincere in gara 2 prevista per domenica prossima al
Dalla Sport, Nando Di Leo. Non è andata bene nemmeno ai ragazzi della Fuoricorso Caffè Udas, che dopo aver assaggiato il titolo per quanto riguarda la prima divisione, cercano di arrivare in Serie D per quanto riguarda lo spareggio promozione. Ebbene, in gara 1 in trasferta contro il Lecce ha prevalso la formazione salentina, anzi in casa hanno giocato i ragazzi al Vala di Leo, hanno perso con il punteggio di 3-0, hanno giocato veramente male tutta quanta la partita, adesso ci vorrà davvero un mezzo miracolo per cercare di rimontare e certamente non sarà una cosa semplice in terra salentina. Staremo a vedere come andranno le cose. Bene, gentili ascoltatrici e ascoltatori, è tutto per quanto riguarda questa edizione di Radio Sport La Giornata. Prima di salutarvi, vi ricordo che Radio Sport seguirà tutto il Mondiale di Calcio Brasile 2014 ogni giorno con un appuntamento quotidiano, con naturalmente le nostre breaking news per tutte le partite che seguiremo e con naturalmente i risultati in tempo reale alla fine di tutte le partite, quindi per un mese vi terremo in costante compagnia, non fermandoci mai in quel lungo racconto sportivo che facciamo ormai da molti anni. Quindi con Radio Sport Brasile 2014 l'appuntamento è per il 12 giugno, invece con le nostre edizioni di Radio Sport noi ci ritroviamo il prossimo fine settimana. Grazie a tutti e da Mimmo Siera, l'augurio di una buona settimana.